Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federica, oggi andiamo a truccarci con i prodotti di Physician Formula. Ebbene, un po' di tempo fa li ho acquistati su Amazon, dopo qualche giorno ho scoperto che su Maki Beauty avevo il codice sconto e c'era 10 volte tanto l'assortimento che trovavo su Amazon. Quindi mi sono fatto un applauso da sola, perché su Amazon c'era tipo due fondotinta con due tonalità, mentre su Maki Beauty trovate l'infinito e oltre, quindi tutti i fondi, palette, qualsiasi cosa. Comunque ho preso un po' di prodottini per testare con voi se effettivamente questo brand, che all'estero fa furore, è valido. Quindi pronti, partenza via, iniziamo. Prima di cominciare, come sempre, ti invito a lasciare un like di supporto e, se ti va, iscriverti al canale. Inoltre vi aspetto con i codici sconto, domande, interazioni sulla mia pagina Instagram La Donna Qualunque. Come primo prodotto andiamo ad applicare questo fondotinta, che è il The Hilti Foundation con fattore di protezione 20, Brightening Complex, quindi dovrebbe avere un complesso illuminante schiarente per tutti i tipi di pelle. Io ho acquistato la tonalità MW2, quindi speriamo che sia accettabile quantomeno sulla mia pelle. Mi sembra un fondotinta molto fluido, che tende un pochino a distaccarsi, quindi vado a sbattere un pochino. Il pack si svita, quindi io ero lì che tiravo, invece si svita, e ha l'applicatore a mo' di correttore. Non ho messo primer e non lo metto stamattina, quindi skincare classica. In teoria non si dovrebbero mettere i prodotti così, ma noi li mettiamo così lo stesso. L'odore è quasi liquiroso. Bene, l'ho spantegato un po' su tutto il viso. Vado a prendere un pennello, in questo caso il pennello di Zoeva, il 104 Buffer, che sto amando follemente, e vado a stenderlo. L'odore è strano, cioè tipo veramente tra un odore di liquirizia ma amaro, non so, un retrogusto strano. Magari saranno degli attivi che ha dentro, questo non lo metto in dubbio, però ha una coprenza leggero media, direi. Provo ad andare a stratificarlo un po'. Si stratifica bene anche, e qui la coprenza diventa medio alta. Quindi con un po' più di prodotto diciamo che ha una coprenza molto modulabile, perché non entra nei pori e per il momento non mi sta evidenziando particolarmente le rughette. Ve lo faccio vedere un po' da vicino, contate che è appena applicato. La tonalità è leggermente scura per la mia pelle, vedete, stacca un po' col collo. Ora vado a mettere un pochino di correttore, non ce l'ho di Physician Formula perché su Amazon non l'ho trovato. Sicuramente su Maki Beauty c'è. A proposito di Maki Beauty, se volete acquistare Physician Formula su Maki Beauty, oltre ai mille miliardi di brand presenti sul sito, c'è il mio codice sconto DONNA10, che vi dà il 10% di sconto su tutto il sito, e lì trovate low cost, medium cost, insomma un po' di tutto. Vado ad applicare il correttore di Maybelline, finisco di mettere il correttore, setto con un pochino di cipria e andiamo avanti. Allora, ho settato il fondo con un po' di cipria. L'odore è ancora persistente, ha un odore un po' particolare, tipo, ve l'ho detto, di pulizia amara, mi viene in mente una roba così. Comunque, è un fondo che sicuramente è idratante, quindi lo consiglio magari a chi non vuole una coprenza totale, perché ha un finish abbastanza naturale, quindi non ha quel full coverage tipo She Glam, tipo Too Faced, mi vengono in mente. È una coprenza leggera, modulabile fino a medio alta, non totale, perché comunque un pochino intravedo qualche discromia. Però secondo me sì, copre un po' più o meno tutte le esigenze come tipologia di pelle. Andiamo avanti con bronzer e blush. Allora, come bronzer abbiamo il Butter Bronzer, che è stranominato. Questo bronzer
profuma tantissimo di cocco e monoi, tantissimo proprio. È fatto in questo modo, quindi ha questa tipo dune, ecco, e ha un applicatore che io sinceramente non userei. Ha questo applicatore qui strano, che è una sorta di pennello. Proviamo ad usarlo, va. Anche se non mi ispira per niente, non so neanche come si usa. Sotto anche lo specchietto, quindi è super super, però non riesco a capire come potrebbe essere applicato. Vado a prenderlo così. Sì, effettivamente funziona questo affarino. È tipo un pennello, ma fatto di... cioè, tipo una beauty blender piatta, non lo so. Però non sembra malaccio, effettivamente. Divertente. No, vediamo, ancora non si sono connessi, però vedere in italiano, perché appena mandano un messaggio te lo dico. No, provate in italiano. Dico della video inizia in onda. Dovrebbe esserci italiano, dovrebbe esserci italiano. Grazie, è un nuovo applicatore. Dai, vai. Allora, è forte questo applicatore, eh? Tra l'altro mi sembra che sfumi anche abbastanza bene, non so in camera se rende. Guardate, cioè alla fine si stratifica bene e mi sembra che si sfumi altrettanto bene. Tra l'altro questa palettina da... mi sta piacendo, si riesce proprio a lavorare bene. Vado un po' a sfumare, mi piace, sto un po' calcando la mano e sembra anche che abbia... è abbastanza luminoso, molto vellutato, c'è anche la texture, toccandola con la mano sembra proprio velluto. Mi ha sempre incuriosito, non è un prodotto nuovo assolutamente, però è un prodotto super approvato da tantissimi influencer di beauty, quindi non si poteva non provarlo anche sul mio canale, no? Fa un effetto pelle sana, si fonde perfettamente, super sottile, modulabile, anche leggermente luminoso come finish, mi piace. Adesso spero di non aver cannato clamorosamente il blush, perché anche questo mi sembra chiaro. Ho preso la tonalità Plum Rose, che è questa, ok. Il pack è un po' più piccolino di quello del bronzer, ma la sostanza è la medesima. Fondamentalmente è proprio uguale, quindi specchietto, prodotto, copertura e sotto abbiamo anche qui l'applicatore rosa questa volta. Anzi no, da un lato è rosa, dall'altro è verde. Troppo carino, quanto è cute! Mi piace, questi da borsetta sono comodi, poi è molto piccolo, compatto. Proviamo il blush, che a me sembra chiaro. Sì. Plum Rose va bene per le pelli super super chiare, perché su di me fa solo una macchia, vedete, su di me sta facendo praticamente una macchia indefinita. La texture è proprio identica a quella del blush, proprio identica. Il problema è che ho cannato clamorosamente la colorazione e quindi qui abbiamo un epic fail per colpa mia. Non mi piace il blush. Dopo andremo a mettere un altro blush e l'illuminante, che non ho preso, però lo trovate anche della stessa linea. Quindi suppongo che tutte le texture di questa linea siano identiche, cambiano ovviamente le colorazioni in base all'illuminante, bronzer e blush. E vi devo dire che sicuramente su Maki Beauty mi vado a comprare l'illuminante, perché se ha questa grana così sottile, secondo me deve essere una bomba l'illuminante. Comunque la terra è top, almeno il blush è troppo chiaro, cioè proprio chiaro che non si vede. Comunque, noi andiamo avanti, l'avevamo già vista in un video haul, questa è la palette Rose All Play Eyeshadow Bouquet, molto carina. Io l'ho già utilizzata un paio di volte perché volevo darvi una recensione, diciamo, un po' più completa. Abbiamo all'interno tonalità molto neutre, qualche shimmer e marroncini barra bordeaux vinaccia, ecco, come colorazioni. Andiamo a fare un make up occhi cercando di provare un po' di colori. Cerco di provare quelli che non ho ancora provato, quindi prendo questa tonalità di transizione, l'applico nella piega. E devo dire che i matte di questa palette sono super super
performanti, quindi sto praticamente pensando che proprio sia la formulazione dei loro ombretti ad essere proprio, delle loro polveri a essere così bella. Non so se c'è una cipria, ci sarà sicuramente. Se siete interessate, prossimamente proverò illuminante cipria magari in qualche altro video, fatemelo sapere nei commenti. Proprio con un pennello da... si sfumano proprio bene, cioè non sbagliate qui. Ok, molto semplice. Poi vado a prendere questo marrone più scuro. Ho già usato tutti i Malva, i bordo della palette, devo dire che scrivono benissimo. Proprio, guardate, sono proprio burrosi. Come il... se avete... magari molte di voi avranno questo bronzer perché è veramente straconosciuto e strausato. La consistenza degli ombretti e del blush è identica. Spolverano in cialda. A me non dà fastidio, però può dar fastidio a qualcuno, quindi è carino dirlo. Qui siamo sui marroni, eh. Vado a mettere anche un po' di questo per farvi vedere la scrivenza di altre colorazioni. Questo è vinaccia, proprio un color vinaccia viola. La pigmentazione qui c'è, non c'è ombra di dubbio. Poi vado a sfumare ulteriormente con questo, diciamo, con questo malva chiaro, proprio la parte più alta. Ok, pulisco il pennello, prendo questo color avorio. Allora, i matte sono top, gli shimmer alcuni sono top, altri li devo ancora capire. Quindi prendo un pennellino piatto, provo ad andare a prendere questo shimmer che è malva, color malva. Gli shimmer non li capisco tanto, boh, vediamo. Sono più effetto top coat, non hanno quella coprenza altissima, sono molto delicati, però molto riflettenti, hanno una grana piuttosto grossa e non omogenea, però sono pieni di riflessi. Adesso finisco l'applicazione e vi faccio vedere gli occhi da vicino, eh. Ultimo step, prendo questo che è un rosa antico, sempre metallizzato, e lo metto giusto nella parte centrale. Questo è il più bello, secondo me, degli shimmer. Abbiamo pochissimo fallout, quasi zero. Questo è il look occhi. Il bordeaux che abbiamo applicato nell'angolo esterno è la colorazione più scura della palette, quindi tenetelo un po' presente. Vado a mettere kajal e eyeliner, finisco gli occhi e passiamo alle labbra. Ok, eccomi tornata. Il look occhi devo dire che è molto molto carino, molto romantico. Ho messo anche la magliettina rosa per stare in pandan. Abbiamo un rossetto e nel video haul di Maki Beauty vi avevo fatto vedere tutto il kit di rossetti di Physician Formula. Io avevo già acquistato questo in full size, che è la tonalità All Natural Nude. Questo è il rossetto nella tonalità All Natural Nude. Vi faccio un close up. Thank you.
Facciamo un piccolo recap dei prodotti. Devo dire che i rossetti mi sto trovando abbastanza bene, non sono quelli super iper mega lunga tenuta, ma non li trovo diciamo fastidiosi, quindi quelli che asciugano tanto, anche se io sopporto bene qualsiasi cosa purché duri, però ovviamente non a tutti piace questa formula. Il prezzo di questi prodotti è intermedio, andiamo dagli 8 ai 15 euro circa, per darvi un po' una panoramica, quindi non è super super low cost, ma non si può neanche definire high end, insomma, quindi prezzo nella media. Cosa ricomprerei? Sicuramente il bronzer. La palettina, vabbè, io ho un miliardo di palettine, però è molto molto carina, specialmente se vi piacciono gli shimmer che hanno dentro un pochino di, diciamo, multiriflettenti, non sono quelli super coprenti metallizzati, ma sono proprio luminosi, ecco. Ovviamente se vi piacciono i rosati, i marroncini, la palette è da avere. Il rossetto è buono, l'unica cosa, ho sbagliato il blush, quindi io suppongo che siccome questa formula di polveri mi piace tantissimo, probabilmente prenderò un blush e un illuminante, sperando nella colorazione azzeccata, perché voglio assolutamente provare l'illuminante. Il fondotinta è un sì, non rientra, diciamo, tra i miei preferiti in assoluto, però è un fondo che io per tutti i giorni utilizzerei tranquillamente, una coprenza leggera, media, stratificabile, arriva medio alta, non è full coverage, ripeto, però tutto sommato mi sento di promuovere tutto. Sinceramente sono abbastanza contenta quando i miei acquisti vanno a buon fine. Bene ragazze, io spero che questo video vi possa essere utile come sempre. Mi raccomando, se avete altre domande, altre curiosità o qualcosa che ho dimenticato di spiegare all'interno di questo video, scrivetemi pure o nei commenti o mi trovate su Instagram come La Donna Qualunque, quindi vi aspetto anche lì. Io come sempre vi mando un bacio gigante, ci vediamo al prossimo video da Federica, La Donna Qualunque.